Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i leader dei paesi del G7 per aver accettato di mantenere sotto sequestro i beni russi fino a quando Mosca non pagherà i risarcimenti per l'invasione dell'Ucraina. L'accordo ha spianato la strada a un pacchetto di prestiti da 46 miliardi di euro per Kiev, finanziato dagli interessi maturati sui beni della Banca Centrale Russa congelati nei paesi occidentali. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma i fondi potrebbero arrivare a Kiev entro la fine dell'anno. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Патріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України і є перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. Anche la sicurezza dell'Ucraina è stata tra i punti all'ordine del giorno e Zelensky ha concluso la prima giornata del vertice di Borgo Egnazia con due nuovi accordi bilaterali con Stati Uniti e Giappone. L'accordo di sicurezza decennale, firmato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è stato salutato da entrambi come una pietra miliare delle relazioni tra i due paesi. Ukrainian friends, exactly what it would be. We have a lot of movement toward that. We know the outlines of it. We have not done the detail of it all. But we know what Ukraine is capable of doing when given the material to defend themselves. Zelensky ha firmato un accordo di sicurezza decennale anche con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. L'accordo prevede che quest'anno il Giappone versi all'Ucraina 4,1 miliardi di euro per finanziare la sicurezza, la difesa e gli aiuti umanitari. Zelensky ha definito storico l'accordo, il primo firmato dall'Ucraina con un paese non appartenente alla NATO. Non tutti nel sud Italia erano contenti. Nella vicina Brindisi il gruppo No G7 ha organizzato una manifestazione per protestare contro il vertice e contro la guerra. E mentre i leader del G7 si dirigevano verso una cena di Stato, i manifestanti hanno allestito quella che hanno chiamato la cena dei poveri. Persone che stanno lottando. Il 18 a Roma faremo un insieme per il dolore. E per... cani che vivono in conforto e difficoltà, trizza della comunità africana. Valorosi a cui vorrei dare un applauso che ogni giorno hanno davanti. Doveroso. Noi dobbiamo di genere davvero rimettere in campo. Per condividere contenuti. I carabinieri della stazione di Guardia Mangano sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri nella frazione Cese di Pozzillo, dove hanno scoperto una villetta interamente adibita, vera e propria fabbrica per la coltivazione e preparazione di marijuana. Nei giorni precedenti i carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi di quella che si presentava come una vecchia villetta indipendente. I militari quindi hanno deciso di intensificare i controlli per cercare di monitorare meglio la zona, finché ieri hanno notato due soggetti arrivati in auto entrare all'interno dello stabile. A quel punto è scattata l'operazione tattica per verificare cosa stesse succedendo all'interno. Entrando in quella che sembrava essere una normale villetta come tanti, i carabinieri si sono trovati davanti a una vera e propria fabbrica per la coltivazione e la lavorazione della cannabis. Tutti i locali dello stabile erano stati completamente utilizzati per la produzione di marijuana. In altri ambienti le piante venivano essiccate. I due soggetti sorpresi all'interno della fabbrica sono stati arrestati, la sostanza stupefacente rimossa e l'intero stabile sottoposto a sequestro. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante e la polizia locale hanno messo in campo una task force con l'obiettivo di restituire ai cittadini e ai turisti le bellezze architettoniche e culturali del centro storico di Catania. Per contrastare tali forme di illegalità diffusa, carabinieri e polizia locale hanno proceduto a una serie di verifiche nel rispetto delle norme in materia di occupazione di suolo pubblico e abusivismo edilizio.
In tale contesto i controlli hanno riguardato due attività commerciali nel settore della ristorazione notoriamente definite Arrusti e Mangia, ubicate in prossimità di via Antonino di San Giuliano e Piazza Dante, presso le quali sono state riscontrate diverse irregolarità. In particolare in una delle due i carabinieri e la polizia locale hanno scoperto che era stata costruita senza alcuna autorizzazione una struttura metallica chiusa di 30 metri quadrati dell'altezza di circa 3 metri che occupava completamente il marciapiede antistante l'attività. Nell'area limitrofa inoltre erano stati posizionati 9 tavoli, 33 sedie, una vetrina frigo e anche un braciere. La titolare della braceria, una 22enne catanese, non solo è stata sanzionata amministrativamente per l'occupazione del suolo pubblico, ma è stata denunciata all'autorità giudiziaria per abusivismo edilizio. Tutti i materiali presenti sulla pubblica via sono stati posti sotto sequestro amministrativo e sono stati trasportati presso il deposito del Comune di Catania. Invece, per le due strutture costruite abusivamente, constatata l'assenza di titoli edilizi, è scattato il sequestro di tipo penale. Il sequestro penale dei due dehors è stato convalidato al GIP del Tribunale di Catania, che ha disposto il ripristino dei luoghi a cura dei proprietari. Le avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, con forte vento e mareggiate sulla scogliera, hanno rallentato il delicato lavoro di fissaggio sotto il livello del mare dei sostegni metallici del grande solarium realizzato dall'amministrazione comunale sul lungomare di fronte all'Istituto Politecnico del Mare Nautico di Viale Arta della Lagona. Analogo problema è stato riscontrato per il completamento del solarium e la passerella disabili di San Giovanni Licuti, causando anche in questo caso notevoli difficoltà per gli operai a lavorare in condizioni di sicurezza. L'assessore al mare Andrea Guzzardi, che sta seguendo costantemente l'andamento dei lavori, rassicura che lo slittamento della data di apertura è limitata a solo qualche giorno e nella prossima settimana le due strutture di accesso libero al mare si aggiungeranno al solarium di Piazza Sciascia, fronte mare di Piazza Europa, già aperto al pubblico dallo scorso 30 maggio. Martin Scorsese sceglie la Sicilia per girare un docufilm sui naufragi dell'antichità. Il nuovo lavoro del famosissimo e pluripremiato regista americano sarà basato su un progetto dell'archeologa subacquea Lisa Briggs, docente e ricercatrice dell'Università di Cranfield in Inghilterra, e sarà coprodotto anche dall'assessorato dei beni culturali della regione siciliana. Abbiamo accolto con entusiasmo l'iniziativa, ha detto l'assessore Francesco Paolo Scarpinato, mettendo a disposizione tutti i siti, i parchi archeologici e i musei di pertinenza dell'assessorato, considerata la rilevanza del progetto e il grandissimo ritorno di immagine per la Sicilia e per il suo patrimonio culturale. Le riprese saranno realizzate nel corso dell'estate, oltre che nel canale di Sicilia, con la collaborazione della Soprintendenza del Mare per tutta la parte marina e subacquea, anche nel Trapanese, ovvero nel Parco Archeologico di Selinunte, nel sito di Marsalare di Libeo, delle Cave di Cusa, a Pantelleria, a Marausa, dove è recente il ritrovamento del relitto Marausa II, e ancora al Museo del Satiro Danzante di Mazara del Vallo, al Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani e infine al Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo. Tra le location prescelte ci sono inoltre la Tonnara di Favignana, l'isola di Mozia, Erice, mentre in provincia di Palermo Polizia Generosa, cittadina d'origine dei nonni del regista. Altri luoghi sono ancora in corso di individuazione. Dal 23 giugno al 15 dicembre 2024 la Fondazione La Verde L'Amalfa, Parco dell'Arte, in occasione del suo 16° anniversario, ospita la mostra Scolpire gli elementi di Lorenzo Reina, a cura di Daniela Fileccia, promossa e ideata dal presidente della Fondazione Alfredo L'Amalfi, da Dario Gunzolo, con il patrocinio del Comune di San Giovanni della Punta. Lorenzo Reina, nato nel 1960 a Santo Stefano Quisquina, incarna appieno la figura dell'artista pastore, avendo saputo coniugare l'amore per la natura con quello per l'arte. Questo connubio si è realizzato attraverso la creazione nel suo luogo natio in circa 30 anni della Fattoria dell'Arte Rocca Reina, realtà in cui la lente arte si combina sintonicamente con l'arte concettuale in una relazione di commistione virtuosa fra l'umano e l'infinito. Assecondando suo malgrado il volere del padre che voleva continuasse la sua professione di pastore, Reina, nel suo approccio rispettoso, curioso, visionario e anche creativo verso la natura, ha imparato a lavorare la creta, la pietra calcarea e il legno,